Allora, mi sono interrogato quando ho preparato, ecco così, questo nostro incontro su che cosa potrebbe in qualche maniera essere utile al nostro servizio per trovare di nuovo le motivazioni. Vedete, delle volte nella vita noi già facciamo le cose giuste, semplicemente però ci dimentichiamo il motivo, cioè perché quella cosa vale veramente la pena o come dovremmo viverci nel migliore dei modi tutto questo. E allora ci viene in aiuto la parola di Dio, cioè il Vangelo, allo scopo soprattutto non di farci fare cose diverse, ma di farci fare in maniera consapevole magari le stesse cose che noi stiamo facendo. Farle con uno sguardo nuovo, con una motivazione nuova. Allora voi capite che ci sono delle cose che noi nella vita le possiamo fare per senso del dovere, per abitudine, le possiamo fare perché siamo spinti dal senso di colpa. Cioè io devo spostare quella sedia altrimenti mi sento in colpa. Ed è una cosa buona, gli altri possono usufruire del fatto che io ho spostato quella sedia, no? Ma io non mi santifico, nel senso che non avverto che quella cosa che ho fatto in realtà ha concorso alla mia santificazione. E noi ci accorgiamo che una cosa concorre alla nostra santità quando avvertiamo due sintomi soprattutto, la gratitudine e la gioia. Allora, io posso fare una cosa, stancarmi anche, esaurirmi a volte, però in fondo quando mi guardo dentro avverto gratitudine e gioia. E altre volte invece posso fare delle cose anche in maniera molto eroica, ma non sentire queste due cose, cioè non fare l'esperienza né della gratitudine né della gioia. Allora, in quel caso io ho fatto un bene, ma non è un bene che mi ha santificato, è un bene basta, cioè un bene per gli altri, un bene che tocca le persone intorno a noi. Ma se dovessi usare un'immagine, vi chiedo scusa, forse l'immagine è un po' forzata, un po' banale, è come se io ho spinto tante persone in cielo, ma io sono rimasto fuori. Allora si tratta di capire come non soltanto siamo chiamati a fare il bene, ma a fare un bene che ci possa far bene. E quindi vorrei partire proprio da una considerazione molto generale, molto umana. Quando veniamo al mondo, ciascuno di noi viene al mondo e ha addosso dei potenziali. Ad esempio, noi abbiamo il potenziale della vista normalmente, ma voi sapete che un neonato non vede bene. È solo con il tempo che man mano la sua vista comincia a diventare sempre più chiara, chiara. All'inizio vede in maniera confusa. Tutti noi, quando veniamo al mondo con il potenziale della parola, ma impariamo a parlare un po' alla volta, ci esercitiamo, cominciamo innanzitutto a fare dei rumori con la nostra voce, a sillabare le cose, poi a un certo punto arriviamo fino a pronunciare una parola, a dire una frase, a raccontare noi stessi. Veniamo al mondo e non sappiamo pensare, i ragionamenti che fa un bambino sono diversi da quelli che fa un adulto. Soprattutto quando parliamo ai bambini cerchiamo di essere i più semplici possibili. Perché? Perché la loro capacità intellettuale ha bisogno di tempo prima di diventare profonda, capace di spaziare, capace anche di astrazione. Insomma, tutti noi abbiamo dei potenziali e abbiamo bisogno di tempo per esprimerli. Ma ce n'è uno che noi dimentichiamo come invece uno dei potenziali forse più importanti della nostra vita, perché uno può imparare a guardare, a parlare, a camminare, a pensare, ma la cosa che ci rende veramente umani è capire che tutti noi veniamo al mondo con il potenziale di amare. Ma l'amore certe volte lo lasciamo al caso, cioè se abbiamo la fortuna di crescere in un ambiente che ci aiuta a crescere nell'amore, noi cresciamo nell'amore. Diversamente possiamo diventare degli adulti che però non hanno mai sviluppato la potenzialità di amare. Possiamo diventare dei bravissimi professionisti che però non sanno amare. Possiamo diventare degli scienziati, dei militari, degli ingegneri, dei cuochi, ma che però non sanno amare. È un lato di noi stessi che molto spesso lasciamo al caso. Allora, se per tutte le altre cose normalmente ci dedichiamo affinché cresciamo in quel potenziale, quasi mai capiamo che invece la nostra occupazione principale come esseri umani deve essere assolutamente quella di dire che cos'è che mi aiuta a crescere nell'amore. Vi dico questo, non sto ancora facendo un discorso di fede, è un discorso umano. L'amore non riguarda semplicemente noi che siamo cristiani. L'amore riguarda la vita di tutti.
In ogni latitudine del mondo, in ogni cultura, ovunque nasce un uomo, una donna, nascono con il desiderio di essere amati e con il desiderio di amare. Ora, qual è il valore aggiunto del cristianesimo? Cioè, a che cosa serve il cristianesimo? Se uno si legge il Vangelo, può rispondere a questa domanda confondendosi e cominciando a dire: beh, Gesù guariva i ciechi. Significa che il cristianesimo serve a vedere meglio. Gesù faceva camminare i paralitici. Significa che l'incontro con Gesù serve a camminare meglio. Gesù riusciva a chiudere la bocca agli scribi e ai farisei. Allora significa che il Vangelo ci insegna a pensare in maniera convincente. Insomma, noi possiamo fare un uso del Vangelo e dire: il Vangelo serve a sviluppare tutte le potenzialità umane, tranne invece l'unica di cui si occupa veramente il Vangelo. Cioè, Gesù viene al mondo per insegnarci un'unica cosa: ad amare. Ora, quando una persona viene al mondo e vive l'esperienza del battesimo, cioè riceve il battesimo, deve sapere che da quel momento in poi, da cristiano, l'unica preoccupazione che deve avere è questa: quanto io sto crescendo nell'amore. Se noi non facciamo questo discorso in maniera esplicita, anche noi possiamo lasciare questo potenziale al caso. E vi dirò di più, non vi scandalizzate, che una persona può essere anche un volontario Caritas e non aver capito questo. Cioè, io posso vivere tutto questo semplicemente perché mi fa star bene, perché è una cosa bella, perché sono stato coinvolto, perché ho dei peccati da scontare. Insomma, ognuno può fare tutto questo senza rendersi conto che, ad esempio, un'esperienza così forte a contatto proprio con l'esperienza dell'amore deve avere come scopo la domanda specifica: ma io sto crescendo nell'esperienza dell'amore? E soprattutto, che cosa significa amare? Ora, sarebbe molto difficile per me, nel poco tempo che abbiamo a disposizione, poter dire tutto quello che avrei in mente, no? Per condividere proprio l'esperienza dell'amore. Ho scelto tre cose, tre parole. Tre parole su cui vorrei che oggi pomeriggio noi ci concentrassimo. Cioè, quando noi pensiamo a dover crescere nell'amore, che cosa dovrebbe crescere dentro di noi? Allora, la prima cosa è questa: una persona impara ad amare quando impara di nuovo a vedere. Ma vedere cosa? E poi un vedere fisico è il famoso vedere che si contrappone alla cecità. In che cosa consiste la cecità? Nell'indifferenza. C'è un brano molto bello che racconta Gesù nel Vangelo, una parabola. È la parabola del ricco epulone. Ve la ricordate, no? C'è Lazzaro che mangia i piedi del tavolo, sotto il tavolo di quest'uomo. Lui, mentre banchetta con i suoi amici, vive tutta la sua vita ridendo, scherzando, mangiando, godendo della propria esistenza, mentre il povero Lazzaro elemosina le briciole che cadono dalla tavola di questo ricco epulone. E voi sapete che gli unici personaggi in quella parabola che hanno compassione di questo poveretto sono i cani che gli leccano le ferite. Ed è interessante, come se il Vangelo volesse dirci che certe volte un cane ha più compassione di un essere umano, ha più capacità di accorgersi di un essere umano. Ora, se noi dovessimo in qualche maniera rispondere a questo interrogativo, dovremmo dire: ma il ricco epulone è un mafioso? Il Vangelo non dice che è un mafioso. È una persona, non lo so, che ha fatto tanto male dentro la sua vita? Il Vangelo non ci dice che è un uomo che ha fatto del male. Magari è nato in una famiglia ricca, facoltosa, ha un buon mestiere, ha dei soldi, si può permettersi di bacchettare in quel modo, ma c'è una patologia che quest'uomo ha: non vede, non si accorge degli altri, cioè è affetto da indifferenza. Quando una persona si ammala di indifferenza? Quando il suo sguardo è concentrato solo su se stesso. Quando una persona vede solo sé, non vede più gli altri. Allora, Lazzaro è lì, ma lui non lo vede. Pensate al nostro mondo, alla nostra società. Quanti invisibili ci sono nella nostra società? Cioè, quante persone ci sono ma non le vediamo, perché ci fa comodo non vederle? Insomma, il primo modo di amare è guarire dall'indifferenza.
E per guarire l'indifferenza noi dobbiamo coltivare uno sguardo che a un certo punto si sposti da noi stessi e cominci a guardare intorno a noi. Questo comincia a diventare molto difficile, perché quando una persona ha lo sguardo fisso solo su se stesso, sapete cosa succede? Succede che quella persona comincia ad avere la cosiddetta presunzione del dolore. Come soffro io, non soffre nessuno. Se avessi avuto la famiglia che ho avuto io invece, no? I dolori che ho avuto io, le perdite che ho avuto io, le situazioni. Sì, è vero, ma mica è una cosa che succede solo a te. Nel mondo esistono tante persone che soffrono. Tu vedi solo te stesso. Allora, che cosa significa per noi imparare ad amare? Significa cominciare a vedere qualcosa di diverso da noi. E questa sì che è un inizio di crescita. Cioè accorgerci di quello che normalmente gli altri non vedono. Se noi da cristiani non coltiviamo innanzitutto questo tipo di spiritualità, che prima di diventare azione concreta, prima di diventare cambiamento, prima di diventare impegno, prima di diventare tutto questo, è innanzitutto un accorgersi, un vedere. Beh, allora io mi domando se noi stiamo effettivamente crescendo nell'amore. Vi faccio un esempio molto quotidiano. Se tu vai a pranzo da una persona, no? Oppure, non lo so, si trovi a fare un viaggio in treno, così come è capitato a me oggi, no? Tu puoi vivere tutto questo pensando ai fatti tuoi, alle cose che devi fare tu, ai tuoi pensieri, alla tua vita, eccetera, e magari non ti accorgi che la persona che sta seduta di fianco a te è una persona anziana che non riesce a tirar giù il bagaglio dallo scompartimento, no? E ti accorgi che una persona che si trova di fianco a te sta vivendo, sta facendo qualcosa di che dice la sua debolezza, la sua fragilità. Noi non ce ne accorgiamo semplicemente perché ci conviene non accorgercene. L'indifferenza semplifica la vita. Cioè, se tu ti vuoi complicare la vita, devi cominciare a togliere l'indifferenza. Allora cominci ad avere una vita complicata. Perché? Perché ti accorgi che le cose sono diverse, sono reali. Allora io mi domando, la vicinanza con Cristo non dovrebbe guarire innanzitutto il nostro modo di vedere? E che cosa significa guarire il nostro modo di vedere? Cominciare ad accorgerci di quello che gli altri non vedono. La società è costruita in modo tale che ci siano cose visibili e cose invisibili. Noi dobbiamo tenere lo sguardo sulle cose invisibili, cioè su quello che non si vede o che non si vede immediatamente. E guardate, finché noi continueremo a distogliere lo sguardo, allora io credo che non possiamo nemmeno domandarci effettivamente se siamo cresciuti o no nell'amore, perché se l'amore è fare soltanto quello che tu hai deciso di vedere, di servire, di fare, beh, questo non è l'amore cristiano. L'amore cristiano non è scegliere cosa vedere, significa vedere quello che c'è, non quello che vorremmo vedere. Allora, se c'è qualcuno, e qui c'è ancora una volta il Vangelo che ci viene in aiuto, vi ricordate la parabola del buon samaritano? Quest'uomo che incappa nei briganti e che viene riempito di botte, lasciato mezzo morto a terra, derubato e si trova in una situazione di totale bisogno, vede gente passare intorno a lui nell'indifferenza. Vide, dice il Vangelo, e passò oltre. Allora questa è l'indifferenza. È un vedere senza vedere. È un vedere senza accorgerci. È un vedere senza dare peso a quello che noi stiamo vedendo. Quindi, vedete, prima di tutto dovremmo interrogarci sulla nostra capacità di saperci accorgere della fragilità, accorgere del bisogno, accorgerci della debolezza. Ora, se noi facciamo un discorso generale, cominciamo a dire quali sono i bisogni di Salerno. Allora, una persona potrebbe fare l'elenco, ci sono questo tipo di povertà, c'è così, ma io vorrei che noi stringessimo il cerchio e cominciassimo a dire, ma io mi accorgo dei bisogni che ci sono nel mio condominio. Volete che peggioro la situazione? Mi accorgo dei bisogni che ci sono presenti in casa.
peggioro ancora di più la situazione, mi accorgo dei bisogni che sono presenti dentro la mia stessa vita, perché a volte noi siamo indifferenti, lo vedremo dopo, anche nei confronti delle nostre debolezze, perché ci conviene far finta di niente, cioè ci conviene non affrontarle quelle cose. Cosa significa tutto questo? Che per guarire lo sguardo, per guarire l'indifferenza, dobbiamo impegnarci. E ad esempio, un modo per guarire l'indifferenza è parlare, parlarne, e far conoscere, e raccontare, e mettere davanti all'attenzione degli altri le storie delle persone, i volti delle persone, quelle che sono le loro esperienze, quelle che sono le loro storie di vita. Una Caritas che non sa raccontare, ad esempio, che non sa raccontare non il bene che fa per vantarsi, ma che non sa raccontare il bene, la fragilità che incontra, secondo me non fa un buon servizio. E credo che sia una cosa molto importante che ciascuno di noi coltivi questa spiritualità del racconto, del raccontare le storie, raccontare la debolezza, raccontare le fragilità, cioè dire, guarda, nelle nostre strade, in mezzo al tram tram della vita di ogni giorno, esiste anche questo. E ci sono persone che vivono questo. Questo passaparola, in realtà, apre i nostri occhi, ci fa accorgere di cose che normalmente la società scarta. Ma questo è semplicemente il modo basilare su cui comincia l'esperienza dell'amore. Tu cominci ad amare quando cominci a vedere una cosa che è diversa da te. A me piace sempre, quando parlo agli universitari, dire: quando tu puoi dire di amare? Quando tu trovi qualcosa che è più interessante dei fatti tuoi e ti sei innamorato di una ragazza, e quella ragazza è diventata più importante dei fatti tuoi. Cioè hai spostato il tuo sguardo da te a lei. Questo spostamento dello sguardo è l'inizio dell'amore. E quindi, vedete, noi dovremmo imparare a lavorare sull'indifferenza e imparare a educare gli altri a guarire dall'indifferenza. Ripeto, non stiamo ancora arrivando al fatto bisogna fare qualcosa, bisogna impegnarsi, bisogna dire, no, semplicemente dire guarda che esiste anche questo, esiste anche questa storia, esistono anche queste situazioni. E in un mondo come il nostro, che se non hai visibilità non esisti, significa che le cose esistono soltanto quando c'è una telecamera puntata addosso, no? Quando c'è la comunicazione schierata. Quando manca la comunicazione, la persona non esiste. Quella storia non c'è. Allora, come sarebbe bello se per ciascuno di noi coltivassimo una cosa che è straordinaria: tenere gli occhi aperti e gli occhi fissi sulle situazioni e le persone che abbiamo intorno a noi. Non è uno sguardo distratto il nostro. È uno sguardo che sa mettere gli occhi negli occhi della persona. Lo dico spesso alla mia gente, no? Quando noi incrociamo un povero che ci domanda l'elemosina, abbiamo una tecnica infallibile per svicolare. Cerchiamo di non incrociare lo sguardo. Se tu incroci lo sguardo di quella persona, sei fregato. Immediatamente scatta la richiesta e comincia tutta questa... Allora, tu devi evitare gli occhi di quella persona. E se noi invece cominciassimo effettivamente a tenere lo sguardo, a fissare lo sguardo, a comportarci come Pietro e Giovanni, che entrando nel Tempio trovano quel povero a domandare l'elemosina alla porta del Tempio, no? E Pietro gli dice: guarda verso di noi, io non ho né oro né argento, ma quello che ho te lo do, dice Pietro. Nel nome di Gesù, alzati e cammina. Ma se noi rallentassimo questo episodio, dovremmo dire che la bellezza di quell'incontro sta nel fatto che Pietro dice: non ho per forza i soldi da darti, ma quello che ho te lo do. Mi sono accorto che ci sei. Ti vedo. Esisti. Tu esisti. La gente molto spesso si sente sola perché è circondata dall'indifferenza. Allora amare significa imparare di nuovo a vedere. È la prima forma di carità.
dichiarare le persone vive perché noi ci accorgiamo della loro esistenza e quindi ci mettiamo contro ogni forma di indifferenza. La seconda parola è che non basta vedere, perché uno può vedere e basta. Può vedere come uno spettatore, può vedere come uno che ha gli occhi aperti, si accorge delle cose ma rimane fermo, rimane bloccato. Deve avvenire, e qui vedete si cresce nell'esperienza dell'amore, che dopo che tu hai visto devi imparare a sentire, ma non significa usare l'udito, sentire con il cuore. Significa lasciarsi toccare interiormente dalla vita degli altri. Insomma, la carità non la si fa come un chirurgo che mette i guanti, fa quello che deve fare e ne viene fuori in maniera sterile. Non si può fare la carità in maniera sterilizzata. La carità è sempre una forma di compromissione con la vita degli altri. E cioè, ancora una volta, vedete amici, prima di diventare impegno concreto, significa mettere in pratica quello che la parola ci dice quando a un certo punto ci dice ridi con chi ride e piangi con chi piange. Cioè la gioia di una persona a te ti interessa e la sofferenza di una persona a te ti interessa, cioè le lacrime di quella persona ti fanno piangere, la gioia di quella persona ti dà gioia, il sorriso ti rischiara la giornata anche a te. Significa che tu non stai davanti a quella persona in maniera fredda, come se sei il distributore di un servizio. Ma questo, amici, lo possono fare tutti. Tutti possono elargire dei servizi. Non c'è bisogno di essere cristiani o volontari della Caritas o di un'associazione cattolica per poter elargire dei servizi. C'è gente che lo fa molto meglio di noi, forse più organizzato di noi, più ordinata di noi, eccetera. Dov'è la differenza? Che le persone che noi incontriamo per noi non sono l'oggetto della nostra carità, sono persone appunto, sono soggetti della nostra carità. Allora il loro dolore mi interessa, cioè mi vulnera, cioè io sono vulnerabile a quel dolore, lo sento, mi fa male. Dice, se faccio così con tutti allora non arrivo a fine giornata. Per questo non si può fare una carità di massa. La carità è sempre il possibile per noi, anche in termini umani. Dici, quanti amici ho? Ho 10.000 amici. Non è vero, non si può essere amici di 10.000 persone. Non avresti il tempo di dedicarti a queste persone. Tu puoi essere amico di un numero molto più ridotto di persone. Allora io vi dico che la carità la si può fare veramente, cristianamente parlando, in un numero più ridotto forse, ma in cui tu sei coinvolto. Cioè il dolore e la gioia di quella persona sono un dolore e una gioia che riguardano il tuo cuore. Prendete Gesù, è figlio di Dio, è capace di miracoli, ma di miracoli seri, capite? Non è semplicemente salviamo un pomeriggio con una merenda improvvisata e moltiplichiamo pani e pesci. Non è semplicemente questo. E significa saper risuscitare la figlia di Gairo o il figlio della vedova di Nain, eccetera, fare delle cose che sono veramente impossibili, non sono solo eclatanti. Allora, uno che è capace di far questo può permettersi sì o no di essere schermato al dolore degli altri, alla soluzione. Scusate, se io ho la soluzione, che senso ha che piango? Lo risolvo il problema. Se io so che posso far risorgere Lazzaro, ma perché piango davanti alla tomba di Lazzaro? Non è una perdita di tempo? Perché il figlio di Dio fa così? E allora vide quella donna, una vedova che conduceva il suo unico figlio al cimitero. Vide e si commosse profondamente. È ferito dal dolore di quella mamma. Gesù si sente costantemente toccato dalla vita delle persone che incontra. Ha una cosa che si chiama compassione, compassione. Il miracolo di Gesù non è che sa risolvere i problemi, ma sa sentire i problemi, li sa sentire. Allora, sapete cosa significa? Che noi diciamo, ma io i miracoli non so farli. Ma il Signore non ti chiede di fare i miracoli, ti chiede di essere compassionevole. Questo è nel tuo possibile però.
A te non ti chiede di risuscitare Lazzaro dal sepolcro, ma di saper piangere davanti a quella pietra sepolcrale. Che cos'è questa compassione? È la capacità di non schermarsi nell'amore. L'amore è l'esperienza con cui noi diventiamo vulnerabili, non forti, è il contrario di diventare forti. Se tu vuoi essere forte, non te ne devi importare niente della vita degli altri, questo ti rende forte e sicuro. Ma quando tu cominci a coinvolgerti nella vita delle persone che hai di fronte, ne sei vulnerabile. Ora, c'è una giusta misura, nel senso che non è che se uno sta affogando tu affoghi. Si tratta però di dire: guarda che io non sono esterno a te, io sono vicino a te. Avete mai sentito la parola prossimità? Che cos'è la prossimità? La prossimità è che se uno sta a terra e sta male, tu ti pieghi su quella persona. Non è che siccome uno sta steso a terra perché, non lo so, è svenuto, tu dici per farmi prossimo svengo anch'io. No, per farti prossimo tu non rimani in piedi dritto, ma ti pieghi su quella persona, cioè crei una prossimità. Allora, noi siamo capaci di prossimità. L'amore è diventare compassionevoli. E vedete, fino adesso io non ho ancora parlato né di impegno, né di cambiamenti, né di iniziative. Sto semplicemente dicendo che uno che vuole rispondere alla domanda "io sto amando" deve interrogarsi: io riesco a vedere le persone, cioè ho vinto l'indifferenza, punto numero due, io riesco a sentire le persone, cioè ho compassione, oppure sono freddo rispetto alla vita, al dolore, alla gioia degli altri. Queste due cose non sono una tecnica. Cioè, non è che uno dice tecnicamente io faccio questa cosa, no. Se una persona non coltiva questo tipo di formazione con se stesso, se non capisce che tutta la sua vita spirituale, cioè dice ma io ho veramente una vita di fede, io prego veramente, io la mia vita sacramentale è una vita sacramentale efficace, come fate a dire ah perché vado a messa tutte le domeniche, perché mi dico tutte le coroncine del rosario che ho stabilito, perché riesco a fare quella novena? Non si giudica la nostra vita cristiana da quante cose cristiane facciamo, ma dagli effetti. Se più vai a messa, più ti si aprono gli occhi, significa che quell'Eucaristia è efficace per te. Se più preghi e più cresce la tua capacità di compatire, allora sì che quella preghiera è una vera preghiera. Ma se la tua preghiera ti lascia nella tua indifferenza, se la tua preghiera ti lascia nella tua mancanza di empatia e di compassione, quella non è preghiera che ti sta facendo crescere, quella è pratica cristiana. Ma non è vita spirituale. Allora, vedete, le due cose sono collegate tra di loro. Anzi, vi dirò di più. Nessuno può dire a che punto è la propria fede se non rispondendo a questa domanda: a che punto è la mia capacità di amare? Io capisco a che punto è arrivata la mia fede vedendo a che punto è la mia capacità di amare. Se io sono cinico, chiuso, mormoro, parlo male degli altri, divido, sono duro, giudico sempre il lato negativo del prossimo, capite che uno si rende conto a che punto è la sua vita spirituale. A me piace citare sempre un teologo ortodosso che dice una cosa che dà le vertigini, dice: i cristiani hanno così tanta compassione che a un certo punto riescono a provare compassione persino per il demonio, che è il nostro più grande nemico. Non a caso Gesù nel Vangelo dice che dobbiamo imparare ad amare i nostri nemici e fare del bene a quelli che ci fanno soffrire. Prova, vediamo. Se tu lo vivi come uno sforzo moralistico, non ci riesci. È un frutto della vita spirituale. Allora, io voglio crescere nella mia capacità di amare, allora devo crescere nella mia capacità spirituale. A che punto è la mia capacità spirituale? Dimmi come ami e ti dirò a che punto sei. Come faccio a capire che sto crescendo?
Domanda numero uno: a che punto è la tua indifferenza? Beh, più o meno. Io fin qui li vedo, questi proprio per me non esistono. A che punto è la tua compassione? No, la compassione io ce l'ho, ma quelli invece che mi prendono in giro no, eh? Se mi accorgo che uno mi sta prendendo in giro, no. Quello sta facendo il furbo, vuole il pacco viveri, ma in realtà poi si compra le sigarette, no, lì no, eh? Beh sì, sì, d'accordo. Ma pensate che i poveri sono dei buoni romantici a cui ti avvicini e gli dai tutte le... e loro ti dicono grazie con gli occhi da bambi, no? E mentre tu ti commuovi in questo incontro fantastico. Molto spesso è gente che per stare al mondo è diventata più furba degli altri, e a volte si è incattivita, a volte approfitta, eccetera. Ma la carità non è passare per stupidi, ma allo stesso tempo non pensare che tu ti trovi davanti a qualcuno a cui la vita non ha lasciato nessun segno. E io tante volte lo devo dire alle persone che incontro, ma forse perché lo devo ripetere a me stesso. Le difficoltà nella vita non è detto che migliorano le persone. Le difficoltà nella vita certe volte le peggiorano, anzi nella stragrande maggioranza dei casi peggiorano le persone. Dice, sai, io ho sofferto, quindi sono diventato una persona migliore. No, no. C'è gente che ha sofferto e non è diventata una persona migliore. Si è chiusa. Non vuole sentire più nessuno. Ogni tanto lì a Roma, no? Avvicinandomi lì come posso, quando mi capita, a qualche barbone, no? Che vive in mezzo alla strada. Allora, finché tu trovi un barbone che accoglie che tu gli dai l'opportunità di togliersi dalla strada, di lavarsi, di mangiare, di cambiarsi, di trovare un lavoro, di togliersi da quella situazione perché ci sono andati a finire per bisogno, beh, c'è una bella soddisfazione, ma io vi posso assicurare che sono delle persone che hanno scelto questo e non vogliono essere aiutate in nessun modo, perché si sono volute tagliare fuori, è il loro modo di star fuori. È tosto lì, eh? Perché? Perché non hai la soddisfazione che vorresti e cominci a dire, beh, questo allora non vale la pena aiutarlo, non vuole essere aiutato. La gratuità è tentare di stare vicino a queste persone come si può. Come si può. Non come vorremmo, ma come si può. E renderci conto che a volte quella parolaccia che ti dicono, quell'arrabbiarsi, quella non sono del tipo non ti meriti niente. È dolore andato a male quello. È dolore andato a male. Come se una persona da tanto tempo ha una ferita sul braccio e tu tenti di mettergli del disinfettante, gli brucia talmente tanto che ti dice non ti avvicinare. Se noi non abbiamo capacità di compassione, non riusciamo a vedere dietro la scorza delle persone, dietro la loro maschera, dietro il sintomo della loro vita. Voi lo insegnate a me. La carità non ha niente di poetico. È cruda la carità, perché è reale. Certo, poi ci sono delle cose che ci danno gioia al cuore, che tu dici, ma che bello, ma nella stragrande maggioranza dei casi a volte ti sembra qualcosa che è inutile, non ne vieni fuori, tornerai di nuovo a quel punto di partenza. Ma a noi non è chiesto di fare miracoli, ve lo ripeterò all'infinito, a noi non ci vengono chiesti miracoli, a noi ci viene chiesto di avere gli occhi aperti e di vincere l'indifferenza e di avere compassione. Terza parola, agire. Siamo arrivati. A noi piace subito andare, agiamo. No, tu non devi andare, andiamo, dobbiamo agire. Se non hai gli occhi aperti e il cuore che ti funziona, la tua azione diventa solo un mestiere, una cosa da fare. Avete presente, non è in mezzo a voi ovviamente, ma può succedere che ci sono le amiche del burraco che però per sentirsi bene a un certo punto, però una volta al mese andiamo alla mensa a cucinare. Ma rimangono amiche del burraco che fanno questo con qualcosa che non ha niente a che fare con la carità cristiana, capite?
Però mi metto a posto la coscienza perché ho fatto qualcosa. No, l'azione è la terza cosa. In che cosa consiste l'agire? L'agire consiste nell'interrogarci su ciò che possiamo fare, cioè sul possibile. Allora, il demonio, quando le persone si decidono ad amare, sa che non può più fermarle, trova un'altra tecnica. Dice: vuoi fare del bene? Pensa in grande. Pensa in grande. Dobbiamo costruire la più grande mensa che esiste e poi dare un servizio a migliaia di persone così. Allora, tu pensi così in grande che non quagli niente. Noi dobbiamo sempre ragionare sul possibile. Cosa posso fare io? Una cosa, beh, falla. Posso fare solo una telefonata oggi. Falla questa benedetta telefonata. Posso mandare solo un messaggio. Mandalo questo. Posso andare a fare la spesa a una persona. Vai a fare la spesa a una persona. Posso andare a trovare una persona che è sola. Vai a trovare una sola persona che è sola. Cioè, se tutti imparassimo a fare il possibile, ci ritroveremmo con tanti problemi risolti. Invece, con la scusa che non siamo capaci di fare l'impossibile, non facciamo nemmeno il possibile. Quindi la vera spiritualità è fare ciò che possiamo fare. Una persona che vive seriamente la propria vita spirituale, lo sapete da che cosa ve ne accorgete? Che le persone che vivono seriamente una vita spirituale sono concrete, cioè diventano capaci del possibile. E poi, attenzione, quando una persona diventa capace del proprio possibile, diventa responsabile del proprio possibile. Cioè, finché io mi reputo un operaio in mano a dei, non lo so, sacerdoti, a dei consacrati, a un'associazione che ci gestisce mentre facciamo la carità, beh, questa non è la carità cristiana. La carità cristiana è che io mi sento profondamente responsabile di quello che faccio, come se partisse da me, non come se io fossi l'esecutore di qualcun altro. Perché se io sono l'esecutore di qualcun altro, sapete cosa succede? Che a un certo punto dici: senti, vai tu, mo trovo una scusa, faccio un'altra cosa, giro. Ma sei tu il responsabile di questa cosa. Nessuno ti ha obbligato a fare questo. Ma se hai scelto di farlo, ne diventi anche tremendamente responsabile tu di questa cosa. E poi non c'è bisogno, nessuno si offenda, di indossare una casacca per fare del bene. A volte siamo chiamati a fare del bene lì dove siamo e dove non c'è nessuno. E ci siamo solo noi. E possiamo fare solo noi qualcosa. Insomma, agire è educarsi al possibile. Non piangere perché sarebbe così bello risolvere tutto, mentre noi non abbiamo le forze per risolvere tutto. Se dovessimo tornare alla parabola del buon samaritano, immaginate che il samaritano che si ferma davanti a questo uomo mezzo morto a terra dicesse: come sarebbe bello risolvere il problema dei briganti. E come si risolve il problema dei briganti? Con l'educazione, perché sti ragazzi che poi rubano la gente sulla strada da Gerico a Gerusalemme vengono da famiglie che non li hanno fatti studiare, allora dovremmo fare una scuola per queste persone. E perché se studiano queste persone, le togliamo dalla strada e poi gli diamo un mestiere e finalmente non ci saranno più episodi così. Buon pomeriggio, e uno se ne va. Allora abbiamo fatto un'analisi straordinaria. Mettetemi in discussione che non è vero. Che se facessimo così risolveremmo il problema della mafia, della criminalità, della violenza, eccetera. Ma ci siamo dimenticati di una piccola cosa. Quello sta morto a terra, lì sta in una fase di bisogno e non ti sta domandando un seminario sui disagi delle periferie di Gerusalemme. Ti sta chiedendo di fare qualcosa in quel momento. Questo non è che toglie il nostro interrogarci sui massimi sistemi. Ma a volte noi ci stanchiamo nel pensare la carità, nel immaginarla, no? Ma poi ci perdiamo il possibile. Se ognuno di noi arrivasse alla fine della propria giornata e si domandasse: ma
Chi ho amato oggi? Che cosa ho fatto di possibile oggi nell'amore? Se noi rispondessimo a questa... L'esame di coscienza su questo va fatto, capite? Noi abbiamo una cosa molto strana dei comandamenti. Ci scegliamo solo quelli che ci piacciono. Il primo comandamento è che non avrai altro Dio all'infuori di me. E non avere altro Dio all'infuori di Lui significa che se Lui è stato Dio e tu sei stata una creatura, beh, allora tante cose dovevano funzionare diversamente. Voi siete fratelli, non potete ignorarvi gli uni gli altri. Qual è stato il mio possibile oggi? Come ho potuto amare oggi? Non come avrei, come ho potuto amare oggi? Allora, sapete, se questa notte noi dovessimo morire, l'unica cosa che potremmo presentare alle porte del paradiso sarebbe quell'azione di buona che abbiamo fatta oggi. Piccola! Signore, ho fatto solo questo. Basta. Una piccola cosa. Vedere, sentire, agire. Ecco, secondo me qui c'è tutta una pedagogia dell'amore. Così come una persona cresce nella sua potenzialità umana, a un certo punto prende sul serio questa capacità umana di amare e la rende profondamente cristiana quando tu lavori su guarire dall'indifferenza, diventare compassionevole ed educarti al tuo possibile. Aggiungo un piccolo dettaglio. Che cos'è che ci fa crescere in qualcosa? Allora, io oggi voglio imparare a suonare la chitarra. Vado a fare una lezione di chitarra, una. Secondo voi sono diventato il più bravo chitarrista del mondo perché ho partecipato a una lezione di chitarra? Ma neanche se fossi Mandrake potrei fare questa cosa. Cos'è che mi fa crescere in qualcosa? L'esercizio, la fedeltà, la costanza, la continuità nelle cose. Se la carità è episodica, non ci lascia crescere una carità così. Quando una persona dice vorrei crescere nella preghiera, cosa dovrei fare? Pregare. Non c'è nessun altro modo che ci fa crescere nella preghiera se non continuare a pregare. Ma prego male, ma prego distratto, ma ok, intanto continuo a pregare, poi raddrizziamo le cose. Perché con la scusa che non prego come dovrei pregare, allora è meglio che non prego proprio. Guardate che la stessa cosa noi la giriamo nell'amore. Siccome non so se sto amando bene, se sono egoista quando amo, se amo e magari così, allora è meglio che non amo proprio. No, io vi dico, intanto amiamo con costanza. Poi aggiustiamo il tiro. Quindi la costanza è una delle cose più importanti. La seconda cosa, la gratuità. In che cosa consiste la gratuità? Che finché tu fai una cosa per ricevere un contraccambio, quello è commercio. Le cose che ci fanno crescere sono le cose che facciamo senza nessun utile. Le facciamo e basta. Anzi, vi dirò, è in perdita. Sapete come diciamo noi in italiano per sottolineare la gratuità? Ma chi te la fa fare? Ma chi te la fa fare? C'hai tanti problemi tu, ma ti vai a caricare pure i problemi degli altri. Ma chi te la fa fare? Io vi dirò una cosa. Ma chi gliel'ha fatta fare a Gesù di salvarci? Ma stava bene. Uno che è Dio, non ha bisogno di nessuno. Perché fa una cosa così inutile come venire a salvare noi? L'amore è vero quando è gratuito. E l'amore gratuito significa che non ha nessun utile. Cioè è talmente inutile che uno ti dice ma chi te la fa fare? Nessuno. Per questo vale quell'amore. Mi avvio alla conclusione anche perché sto parlando da molto. Vedere, sentire, agire. Noi per adesso l'abbiamo declinato sugli altri, no? Vedere gli altri, sentire la compassione nei confronti degli altri, agire sugli altri. Però dobbiamo stare attenti a una cosa. La prima è questa. Il Vangelo, Gesù dice nel Vangelo che dobbiamo imparare ad amare il prossimo, ma dice
come se stessi. Allora, vi dirò una cosa che sicuramente ne avete fatta esperienza. Tante cose di noi, noi non riusciamo a vederle. Se ci fermiamo a riflettere, io non riesco a vedere delle cose di me. Ma se io vedo Don Antonio e ho una relazione con Don Antonio a volte mi fa da specchio, cioè mi fa vedere cose di me che io da solo non vedo. L'aprirmi agli altri, l'amare l'altro, il soccorrere le ferite degli altri, le fragilità degli altri, molto spesso mi illumina sulle mie di ferite. Le cose che non accetto di fragile in Don Antonio, molto spesso dicono qualcosa che non accetto di me. E quindi certe volte i poveri che noi serviamo sono per noi un aiuto formidabile per vedere qualcosa di noi che noi non sappiamo. Nella loro povertà stiamo soccorrendo anche la nostra. Nella loro fragilità stiamo soccorrendo anche la nostra di fragilità. Nel loro dolore stiamo vedendo qualcosa del nostro dolore. In pratica stiamo ricevendo qualcosa davvero. Eppure sembra che solo noi stiamo dando. Ma quanto riceviamo? Due. Ci esercitiamo molto spesso ad amare gli altri e invece non proviamo nessuna vergogna a disprezzare noi stessi. A volte diamo il cuore agli altri, ma se noi imparassimo a dare il cuore anche a noi stessi, non sarebbe una rivoluzione? La delicatezza che usi verso il prossimo, perché molto spesso non la usi verso te stesso? Io mi accorgo che c'è una cosa peggiore dell'egoismo, ed è il disprezzo che la gente ha per se stessa, il giudizio che ha nei confronti di se stessi. Io non mi voglio bene, io non mi accetto, io non mi amo, io mi giudico, io penso di essere sbagliato, sbagliata, di non meritarmi le cose. Però se incontro qualcuno gli do tutto il cuore, ma quando io devo ricevere un bene non lo voglio ricevere perché penso di non meritarlo questo. Allora attenzione, tu puoi provare compassione nei confronti di qualcuno, ma devi permettere anche di ricevere questa compassione. Anche tu hai bisogno di compassione. Anche tu hai bisogno che qualcuno ti ami, che ti prenda sul serio nella tua fragilità e nella tua debolezza. Quante volte invece noi rimaniamo bloccati in tutto questo e diventiamo eroici nel dolo, però incapaci di amarci, di volerci davvero bene. E lì io mi sono accorto tante volte, le cose migliori della vita le ho ricevute dagli altri. Non me le sono date da solo. Proprio nel gesto in cui io stavo facendo qualcosa per qualcuno, ho ricevuto quello di cui io avevo bisogno. Allora voi direte, allora c'è il contraccambio. I tre amori, cioè al prossimo, a noi stessi e a Dio, sono inseparabili tra di loro. Cioè, se queste tre cose non tornano a dialogare tra di loro, c'è una patologia dell'amore. Se io amo solo gli altri, ma non amo me stesso e non amo Dio, quello non è l'amore cristiano. Se io amo solo Dio, ma non mi interessa niente degli altri e di me stesso, c'è qualcosa che non funziona. Se io amo solo me stesso e non mi interessa niente di Dio e degli altri, capite che c'è qualcosa che non funziona. Insomma, o tutti e tre, oppure c'è un problema. Ma perché succede che qualcuno non si ama? Che bello, mi dovete invitare di nuovo. Tante volte, vedete, la vita ci mette in una situazione in cui l'amore che avremmo dovuto ricevere non l'abbiamo ricevuto, no? E ci siamo convinti di esserne i responsabili, cioè se non l'abbiamo ricevuto significava che non lo meritavamo. Con la testa elaboriamo un sacco di teorie, capiamo che non è così, che è giusto, ma dentro di noi questa cosa rimane una convinzione, no? Che ci blocca. Ecco, lì il Signore viene in aiuto a ciascuno di noi, cioè ci aiuta. Allora, come fa una persona a guarire da questa ferita? Il mondo ti dice, prima cura te stesso e poi cura gli altri. Il cristianesimo è il contrario, dice, se tu vuoi guarire dalla tua ferita, apriti al dono con gli altri. Se tu ti apri agli altri, guarisci anche tu. Quindi è interessante, il dono ci guarisce. Da tanto, non sto parlando
più dal tanto e non da una briciola per se stessa. L'ho appena detto. Cioè, il problema è esattamente questo, che noi potremmo trovarci in un'esperienza di amore in cui ci siamo dimenticati che dobbiamo anche amare noi stessi. Allora uno si ferma e dice, c'è qualcosa che non va, mi devo fermare e devo lasciarmi aiutare. Significa che il servizio comunque deve dare a noi stessi, cioè io do agli altri perché quel servizio dia a me. Io dono agli altri affinché questi tre amori, adesso concludo così capite dove voglio andare a arrivare nel discorso, questi tre amori, ovunque essi siano, crescono sempre insieme. Quindi, se io mi dono al prossimo, ma capisco che il dono al prossimo blocca l'amore verso me stesso, c'è qualcosa che non funziona, quindi io devo lasciarmi aiutare nella mia capacità di amare. Perché volte quando tu offri un volontariato, qualcosa, ti fai confidare con le persone che stanno dall'altra parte, ti trovi che come se tu ti senti ricambiata 3.000 volte di più. Certo. Quello è il dono che ti cambia. Bravo. Ecco. Questo accade, ma non sempre lo accogliamo, perché già no, io non lo merito, no, io no, gli altri sì, io no. Ma c'è qualcosa che non funziona, perché mentre io mi sto aprendo al dono, si sta rivelando una ferita che io non vedevo di me, ma in quel momento sta diventando evidente, no? L'altro mi sta facendo da specchio. Arrivo a concludere. Il terzo è l'amore a Dio. Cioè, Dio non lo vedi, Dio è invisibile, Dio nessuno l'ha mai visto, dice, no, la parola. Eppure Gesù a un certo punto nelle beatitudine dice questa frase, dice beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Chi sono i puri di cuore? Vi siete mai domandati chi sono i puri di cuore? Noi di purezza ne abbiamo solo un'idea, solo una. I puri di cuore sono quelli che hanno il cuore semplice, cioè non sono 10 persone diverse. Quando sono a casa sono una persona, quando sono da solo sono una persona, quando sono in chiesa sono una persona e quando sono al lavoro sono una persona. Ah, sono un'unica persona, hanno il cuore unificato, sono semplici. Chi riesce ad avere un cuore così semplice riesce a vedere Dio, cioè intuisce l'azione di Dio intorno a sé. Allora attenzione, che cos'è che aiuta le persone ad avere un cuore unificato? E qui torniamo al punto di partenza. Perché io a casa sono in un modo? Per farmi accettare. Perché io al lavoro sono in un altro modo? Per farmi accettare. Perché io in chiesa sono in un altro modo? Per farmi accettare. Ma la domanda è, chi sei di tutte queste persone? Ma se tu ti senti amato, non hai più bisogno di fingere di essere un'altra persona, puoi essere te stesso. Quindi le persone che si sentono amate non sono più una, nessuna e centomila, sono una e basta. Quindi capite che il cristianesimo ti dice lasciati amare, perché in questa maniera avrai il cuore unificato, sarai uno e diventando uno vedrai Dio, cioè vedrai l'azione di Dio intorno a te, ti accorgerai di Lui. E sapete cosa succederà? Che se tu ti metti ad amare Dio, aumenterà l'amore per te stesso e per il prossimo. Se ami il prossimo, aumenterà il tuo amore per Dio e per te stesso. Se ami te stesso, aumenterà il tuo amore per Dio e per l'altro. Insomma, ovunque tu ami, cresce esponenzialmente anche l'altro e l'altro ancora. Quindi la patologia è quando noi ne prendiamo uno e isoliamo gli altri. Se la mia preghiera non mi fa avere più compassione per gli altri e più delicatezza per me stesso, non è una preghiera cristiana. Se il servizio che faccio al povero non mi fa crescere nel desiderio di pregare e di accogliermi, allora quella carità non è cristiana. Se l'avere cura di me non mi fa accorgere della debolezza degli altri e non mi fa vedere Dio intorno a me, allora quello è egoismo. Quindi, e praticamente stiamo dicendo che quando ne tocchi uno, li tocchi tutti e tre. E quindi abbiamo una chiave di lettura. Noi stiamo crescendo in tutte e tre queste dimensioni o solo in una? Allora, uno dice, perché vai alla Caritas? Per aiutare il prossimo? No, tu vai alla Caritas per amare il prossimo, te stesso e Dio. Perché vai a messa? Per onorare Dio? No, tu vai a messa per onorare Dio, te stesso e il prossimo. Perché
faccio mezz'ora di passeggiata perché ho il colesterolo alto, semplicemente perché non voglio avere un infarto, per volermi bene. No, in quella maniera sto onorando Dio e gli altri. Capite cosa voglio dirvi? Invece noi troviamo gente che si ammazza di palestra ma non vuole sapere niente di Dio e del prossimo. Gente che passa 10.000 ore a donarsi al prossimo ma disprezza se stesso e dice ma pregare è una perdita di tempo. Gente che non sa più quale devozione inventarsi per fare più preghiere possibili ma mai avvicinarsi agli altri. Allora c'è qualcosa che non funziona, arriviamo. Allora, vedete, il problema fondamentale è che queste tre cose, queste tre dimensioni, dicono che noi stiamo amando cristianamente. Allora, cosa volevo consegnarvi? Non pensate che quello che voi state facendo è una piccola cosa, un hobby. Gli altri, non lo so, hanno altri... Io vado alla Caritas, ognuno ha i suoi hobby, no? Noi stiamo mettendo mano alla cosa più importante della nostra vita, che è la nostra capacità di amare. Ma è troppo poco dire che siccome sto facendo questa cosa, allora sto facendo un bene che mi fa bene. Devo domandarmi, che ricaduta ha questo bene? Quindi, vedere, sentire e agire non è solo per gli altri, ma è per aprire tutta la nostra dimensione di amore. Allora, chiudo e poi vi lascio spazio. A che cosa serve un servizio? A che cosa serve l'esercizio della carità? A esprimere nella maniera più profonda il nostro essere umani. Una persona è veramente umana quando ha imparato veramente ad amare. E quando una persona ha imparato veramente ad amare? Quando aiuta gli altri? No. Quando ama tutto ciò che deve amare. Dio, gli altri, se stesso.